on this home. Si preannuncia una grande sfida. Beh, Stan, io credo in te. Forti, la commenterò con Stefano Nava. Un saluto anche da parte mia e buona partita a tutti. Ma c'è Cutrone che non l'ha manco cambiato? Sono reduci da un successo nell'ultima sfida disputata in casa. Oggi vorranno dare continuità a quel risultato. Ma siamo noi rossi, ok. C'è Cutrone. Lo volevo cambiare, vabbè. Che possano farcela senza problemi. Eccolo. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Ma lui va bene che lui. Per il match di oggi hanno scelto di sbagliare. Aio, fallo, cascato in terra. Fallo morto. Che il tecnico l'abbia preparata così per aggredire sin dall'inizio la formazione avversaria, evidentemente. CSGO, bravo, CSGO. Tranquilli ragazzi, non mi fate prendere dal panico. Guadagna metri verso l'area. Giocate. Oh! Attenzione, occasione! No, ma che tiro, maledetto cornutone! Ma perché? Perché? Perché mi ostino a tenerti in campo? Perché? Vai a fare il barbiere, vai a fare qualcos'altro, vai a fare danza classica. Occhio al tiro, non riesce a bloccare, attenzione! E tira via. Allora, ci siamo già mangiati un gol. A spazio, prova! Manovra interrotta dagli avversari. Lotta per il titolo. No. Però bestia anche te, ma non gli puoi correre così vicino, no? Non è Martino. Martino, ragazzi, non si smentisce mai. Floro! Floro, è 20 anni che non fa un gol. Comincia oggi. No, era difficile. Nessuno lo segue. Nessuno lo segue. Stacca tutti. La tusce di tua madre. Dai. Ma non la passa all'arbitro. Che c'entra lui? Questa non ha ancora capito che no, l'arbitro non gioca con noi. Corri, corri! Buona lettura del difensore. Nulla di fatto, si ricomincia con una rimessa dal fondo. Ecco che ci viene riproposta la parata di prima. Maledetta, per Cutrone. Cutrone, te na, non vieni. È un altro, segnare sulla lista. Aragna metri, Rafael Martigno. Cutrone, un altro che na. O migliora nettamente. Bene qui il difensore. Dove è Martino? E però, Martino, hai fatto una grande cosa e poi hai fatto una cacata, Ma che fai, Greco? Ragazzi, l'ho venduto, si è offeso. Ha non mi gioco per più. Andare. Gioco che riprenderà dunque con la rimessa del portiere. Ho detto. Hai detto, questa deve essere che la più facile. Vedete che. Sempre così, ragazzi. Io voglio vincere il campionato. Mi merito di vincerlo. Ho faticato con un dannato. Se c'è un po' di giustizia divina. Occhio al suo movimento. Oh, ma fallo, ma chiamalo un fallo nella tua sporca vita. Buona la parata impresa da parte del. Era fallissimo. Abiti disonesti comprati. Oh, dai, dai, cavolo. Madosca, tiraci, pigliala. Ma che cazzo che non ci sta a capire più niente. Un cross no, magari. A 3000 passaggi mi ci rincoglionisco. E dai però, portacci vostri. Ma uno di rimpallo a favore. Crimi. Lo guardavo andare a bamboletta, Crimi. C'è la prateria per andare. Ma che prateria? Te la vuoi la prateria? C'è un buon anticipo. John. 92. Lenno. Andiamo. Rafael Martigno. Occhio. E scatta. Grande. Dai. Maledetto. Sono fermato dal difensore. Vai, ti ha zoppato, così la prossima volta mi stai lontano.
ha strozzato in gol a turno di Gelli, ecco. L'attaccante con una palla Cutrone continua a tirare così, ma vuole sciabattate. La scandalosa. Cioè, senza senso. Ma che partita disastrosa. Cioè, proprio lo schifo dello giusto i bagni. Sono interessanti. Allora, io levo Cutrone, ma chi metto? Il problema non è mica levare Cutrone, è chi mette. Perché cosa che... Non pensate che cosa che sia tanto meglio, eh. Aspettiamo, dai. Ma perché non ho messo i bianchi con la maglia bianca che mi confondo? Sono abituato a giocare di bianco io. De Luca. Lo fermiamo, ragazzi? Ma quando avete voglia, eh. Dopo il cappuccino, il caffè. Bello laggiù, bel passaggio. Oh! Dai, fumali tutti! Bello col... qui l'attaccante, conclusione di testa che trova i legni. Gesto tecnico. Floro! Era dentro! Era dentro! E due! Che ce ne mangiamo! Era dentro! Come a un centimetro dalla porta! Come fai a sbagliare un colpo di testa? Come? Ragazzi, ma se non mettiamo dentro questi palloni qua, non mi riesce neanche più a parlare. Cavolo, come che si è chiusa senza grandi acuti, ci si aspetta di più da uno come lui nella ripresa. Prestazione mediocre fin qui la sua. Deve fare qualcosa di più. Può vai. Potevano sbloccare. Mamma mia. Già, avrebbero potuto aprire le marcature se avessero sfruttato al meglio. E qui se va bene si pareggia, perché ma è possibile che il Chiavari lo strabattuto in precedenza? Dai! Dai, corri! Ma qualcuno! L'ha fatto, finalmente! Maledetto Cutrone! L'ha fatta, gliel'ha passata! Grazie Bexton che gli ha dato una palla gol! Ha sorpreso il portiere con un tiro di rara precisione! Greco, da quando l'ho venduto si è offeso. E ha trovato la rete. Ah, e comunque ha tirato un tiraccio alla fine, eh. 6. In affatti, sei un attaccante di punta. 6, eh. Abbiamo preso a gennaio, va bene, però. 6. Eramo. Nizzetto. Dai. Ci sono metri a disposizione. Eramo da buon. Non me l'aspettavo questo al volo così. Guarda Anderson. Guarda Anderson che mette sempre in difficoltà la squadra. Perfetto oggi le passaggi. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Io è dall'inizio che voglio darvi Anderson, non mi riesce. Dal primo... Dai, spara calci a tutti. Accoppali. Guadagna metri verso l'area. Ollo. Tiraci. Si porterà più due con questo gol. È buona. Pensavo fosse fuori gioco io. Ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Grande Floro. Vedi che Floro, quando vuole, li fa. Quando vuole, Floro li fa. La prima mossa. E è stato anche un bel gol, che non era facile questo, eh? Il gol era nell'aria. Hanno qualità da vendere. Vai Martino, niente busso. Non era facile, assolutamente questi li parlano tutti. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. E anche questa è fatta. Siamo al 70esimo. È fatta, dai. È fatto davvero. E non già perso. No. Pallone al centrocampo. Occhio alla ripartenza. No. Non è finita. Non è fallo, eh. Non inventiamoci. Difensore che la mette in angolo.
Vuole la scossa e questa Mantia, Andrea la Mantia. Lui può essere utile. Hop cut. Ma no, li cercano col lanternino sti nomi. Pallone in mezzo. Para senza nessun problema qui il portiere. È un'offesa per il mica sti tiri. Oh ragazzi, andate via, perché se no io tiro lontano. Vabbè, tiro lontano, vai. Se non andate via. Grande Cutrone, ottima mossa. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Dove vai? Bene, Busso, bravo Busso. Cutrone, dai, guardalo, guarda. Ma ce l'hai lì di fianco! Questo non ha ancora capito le schematiche di gioco. Palla che finisce fuori. Ci sarà un cambio. Ardizzone, Nizzetto. Crimi. Ceccarelli. C'è il tocco sulla fascia. De Luca. Ma guarda, guarda, guarda. Anderson non leva un pallone, no. Metri a disposizione. Vai. Sicuro il portiere dell'uscita. Subito, 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 subito. Corri Anderson, corri. Ci riesci, corri, corri. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Occhio al suo movimento. Oh, oh, oh. Attenzione, occasione. No! Sarà calcio d'angolo. Vai Beck, dai, entra Cassani un minutino. L'allenatore decide di richiamarlo in panchina. C'è la standing ovation. Grandi ragazzi, comunque bravi, davvero bene oggi. Per me è uno dei possibili. Bestie. Fa tutte bestie. Palla messa in mezzo. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Può servire un compagno. Lasciami sta un po'. Sempre colpo di Cutrone. Ci saranno da recuperare. Non gliela doveva passare. Mostra la lavagna del quarto uomo. Ci sono metri a disposizione. Oh, oh, oh. Dai, tiraci la cannonata, ma dove la tiri? Ma non so, forse ha preso una zolla. Sì, nella testa ce l'ha il zolla. Ha cercato un numero che non è nelle sue corde però. Oh, oh. Le tabelline, ma neanche quello. Fatica, sudore e stress, 77, il Cremona ha perso. Abbiamo vinto. 72-75. Abbiamo vinto, ragazzi. No, non ci credo. Abbiamo vinto il campionato. Ok, meglio, sono commosso. Il Beni, squadra B, campionato. Ma se li tengono, va bene. Allora, l'ultima la vogliamo giocare a cuor leggero, eh? Con tranquillità, senza incavolarci. Tanto abbiamo già vinto. Dopo la bella vittoria esterna nell'ultimo match, vittoria chiama vittoria, si dice. E infatti prevedo un altro successo per loro, dopo quello per 2-0 nel turno precedente. Ciccio, abbiamo già vinto. Minuto dei saluti. Abbiamo già vinto. Anderson. Squadra che solitamente ama pressare a tutto campo per impedire agli avversari di impostare il gioco. È una tattica precisa che evidentemente deve dare le giuste garanzie. Penso proprio di CPR. Non si può improvvisare il pressing, sarebbe controproducente. Abbiamo Pantaloncini, il nostro mito. Peccato che non ci sarà. Raddoppiare le marcature. Può venire in con noi Pantaloncini, io adoro. Abito che si chiama Pantaloncini è spettacolare. Io lo voglio conoscere Pantaloncini. Rosina, c'è spazio per andare. Dai, ma dov'è? L'hai visto il fallo? Pantalò. Ah, Pantalò, siamo amici, siamo. È un atto vandalico questo, con lo spray. Mikai, non è un rigore, calmati. Oddio! Pallone fuori
che botta che ha tirato. Riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. No, pensavo che me l'avesse rubata. Buona la chiusura. Però ti passa tra le gambe. Vabbè, io questo, ragazzi, la voglio giocare tranquillamente. Non mi voglio un cavolo, su. Ma perché era Anderson? Chi era? Non lo so. Io vedo Anderson ovunque. Non c'è Cutrone, mi sfogo su Anderson. Ovvio, no. Poteva farti meglio. Sì, però non va subito così. Più semplicemente non è riuscito a indirizzarla. Vabbè, che questa non è una partita impegnativa. Perché abbiamo già vinto il campionato, ma però subire così. No, pensavo fosse bestie. Ormai mi sono abituata. Eccolo! Oddio, cosa ha preso il portiere? Splendida parata in tutto. Pallone che finisce in angolo. Dai, Gomez. Ma che hai tirato, Gomez? Neanche ti do retta io. Qui se non entra bestia, insieme al gatto. Si avvicina all'area. E dai, però, ma perché? La mette in mezzo. Cross calibrato male, palla che attraversa tutta l'area. Si ripartirà con una rimessa dal fondo. Ragazzi, non abbiamo fatto un tiro. Sì, uno sì. Un tiro a porta sì. Uno. Guardalo. Qualcun altro però, ragazzi. Se no è inutile. Mi lasciate da solo, è inutile. Eccolo! Sì! Bellissimo! Ma che era? Portino! Che ti sei svegliato strano stamani? Ha sorpreso il portiere con un tiro di rara precisione. Saputo calcolare. Ma al volo così. E ha trovato la rete. Ma sti cavoli come gioca il Bari, oh. Ma meritatissimo la vittoria in Serie B. B. 6 gol. Importante che l'hai fatto oggi. È arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Come dico sempre io. Grande morti. Ma che era Floro? Oh, Kozak, guardalo Kozak. Te che non li fai dal 1930 i gol, non li fai dal 1930. Svegliati. Perché mi devo. La volevo tranquilla io sto giro, la volevo tranquilla, tutto sapevo, tanto mi conoscerò, no? Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. La volevo tranquilla, non mi volevo agitare. Neanche una certa. Rosina. No! No, questo Gomez qui! Oddio, questo dentro io! Chi è questo Gomez? Come si chiama? Assolutamente, la palla è uscita di pochissimo! Già dentro mamma da qui. Mamma mia. E comunque Mikai è l'arbitro. No, sì, Mikai è il portiere più imbattuto del torneo. Oh, ma chi è? Floro, ma svegliati. Ce la facciamo le vai una volta il pallone in centrocampo senza tutte le volte farli tirare tranquillamente. Ma tutto di prima. Insomma, mia tanto nessun problema. Qualche problemino c'è. Porca. Bravo Anderson, bravo. Una volta tanto. Comunque tanto sei già segnato. Ormai non ti puoi riscattare l'ultima partita a giochi fatti. Perché hai rubato un pallone. Eccolo! In volata! Non può sbagliare da lì! Tiraci! Ma che fai caschi? No, io vedo delle giocate stupende. Alternate da giocate che nemmeno i bambini all'asilo cascano a terra così. Punta l'area a un pallone profondo pericoloso. Attenzione! Ed è calcio di rigore rosso,
ci mette male per loro. Già, potrebbero subire il pareggio e dovere. A Gomez! Hai voluto giocare, sei voluto entrare, guarda casino che hai fatto. Guarda casino che hai fatto. L'intervento falloso in scivolata. Deve frenare la sua irruenza. La espulso, verrai, la frenarsi di irruenza. E dove mi tiro io? Non può sbagliare. Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano. E due, in alto rigore. Ma non si può andare avanti ai rigori. Non si può andare avanti ai rigori. Hanno voluto davvero questo gol con tutte le loro forze. La difesa qui 105, ho letto, non ha fatto di gol questo. E ovviamente fiuto del gol. Possibile, ho letto male io. 105. 105 sarebbero primi nell'assoluto. Primi anche in Serie A con 105 gol. Maledetto. E anche l'ho fatto entrare, capito? Mettimi fa entrare. E l'arbitro dice che può bastare. I primi 45 minuti di gioco si chiudono sul risultato di 1-1. Okay. Ma si potrebbe finire. Siamo primi. Abbiamo sofferto. Abbiamo sofferto l'indicibile che solo chi segue la serie lo sa. Finì in bellezza, senza rigori, senza espulsi, vincendo. No. Buono il debba. Tutto perché? Per Gomez, no. Non gioca mai. Gioca sempre come sostituto. Non li fa sti casini qui da sostituto, no. Ma chi tira? Ah, non lo vedevo. Calcio d'angolo battuto, calcio d'angolo troppo sul portiere. Facile qui l'intervento. Facile, tutto facile, però si perde, non è mai. Greco. Rafael Martigno. Vai Martino, se la nostra ultima speranza, come disse Rich per Salera e Star Wars. Però. Ma corri! Perché fai finta di correre? Oh! 40 metri verso l'area. Greco. No ragazzi, no. Guarda, la passa dietro. Ma martacci vostri, guardalo! E basta! Su, tira via questo pallone del cavolo! Andiamo! Tentativo di pressing. Ah Anderson, fatela tutta, vai, fatela tutta. Occhio al suo movimento. Entra cosa? Che entra? Entra! Fai un passaggio a Cristiano. Anni d'allenamento. Può colpire da lì. Fuori gioco. Ma come? Stava andandosene verso la porta avversaria, non ho avuto. Palo gol che tutto. Era al di là. Sì, al di là. Questa ceppa era di là. Dai ragazzi, mi lasciate senza proprio. Vabbè. Rosina restituisce bene il pallone. Perdiamola ragazzi, perdiamola, così siete contenti. Ci sbeffeggiano fino all'ultimo. Hanno perso una buona occasione per portarsi. Voiver, dai, Cassani, entra. Non possiamo chiudere in bellezza sto cavolo di campionato. Perché dobbiamo Rafael Martigno vergognarci sempre tutte le volte? Non fate un passaggio, però non ne fate uno. Hanno deciso di abbassare il baricentro, ovviamente. Sì, così. Nei prossimi minuti se sarà stata la tattica giusta. Decidono di chiudersi in difesa. Alcuni tifosi sugli spalti non sembrano apprezzare. Ma che chiudersi in difesa? Ma guarda, tutto in stretti e veloci. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Poteva far di meglio. Martino e Besti, vieni Besti. Più semplicemente non è riuscito a indirizzarla. E poi Besti al posto di Martino. Non... È un'ala Martino. Non capisco perché me la. Si vede, non ho altro. Vediamo un po' Martino se. Bestie. C'è spazio per andare. Sì, è arrivato Bestie. E la mette dentro. È arrivato Bestie. La mette dentro. È arrivato Bestie. E la mette dentro. Ha messa dentro Floro Flores. Però. Tutto quello che hai detto.
Era bestia? Sono stati molto bravi nel capitalizzare questa palla a gol. Tutto bellissimo. Non era bestia? La sinistra ha dosato alla perfezione e ovviamente la conclusione. Ma era bestia che gliel'ha passata o no? Ha concluso in porta con determinazione realizzando davvero un bel gol. Poi era Martino. Chi era? Tempo a reagire. Flores 16 gol. È quello che ne ha fatti più di tutti, eh. Ma che è che gliel'ha passata? Io avevo visto che era, non era bestia allora che gliel'ha passata. Pallone da gol. Un'altra buona giocata. Puntuale qui il difensore. Vabbè, le allucinazioni, ma sì. Sì, era bestia, era bestia. Sì, sì. Vai un'altra. No. Dai che ce l'hai, dai che ce l'hai, che ce l'hai, era lì, che l'altro dove va? Dentro la porta va. Era bestia, era bestia. Non c'è l'allucinazione ancora. Che poi l'ha messa Floro, comunque. Il merito è diverso. C'è poco da fare, ragazzi. E quando mi innamoro, mi spiace, ma... 87esimo. Pallone in palo laterale. Esce dal campo tra gli applausi. Chi? Davvero una buona prestazione. Rossi? Gomez? Perché non c'hanno il nome dietro loro? E siamo entrati in due. Beh, sei un miracolo della natura. Insieme a Mikai. Uomo, esibisce la lavagna. Vai Floro, ecco, corri, schiaccialo, segalo, troncalo. Ormai qualche falletto in più si potrebbe anche fare. A parte che abbiamo vinto, finita.